Buongiorno, eccoci, siamo di nuovo qui all'interno del mio canale. Siamo oggi all'interno della playlist Quelli del Marketing, perché ho portato un altro esponente, un grandissimo. In questo caso ho portato veramente un grandissimo. Avrò detto che li porto tutti, li sto chiamando tutti a uno. Oggi siamo con un ospitone, l'ho mai detto all'interno del canale che siamo con un ospitone. Secondo me sì che l'ho detto, ma andiamo a scoprire chi è l'ospite di oggi. Ospite, ospite, dici, dici, chi sei? Ciao Marco, ciao a tutti. Io sono Michele Tampieri e sono assieme ad Alessandro Bentivoglio, fondatore di Funnel Company. Eccomi qua. Mamma mia, che emozione averti qua. Fra l'altro, tu hai un passato di intervista, è un passato che io voglio scoprire immediatamente. Tu già praticamente ti sei presentato. Io dico all'ospite di presentarsi da solo perché io non presento l'ospite. Vedi che cose incredibili che faccio in questo canale. Beh, Carissimo, a giusto. me interessa tutto il tuo percorso, quindi mi interessa proprio partire dall'inizio. E la domanda è questa: ma come ti è venuto in mente e da quel punto che cosa hai fatto per iniziare sul web? Allora, andiamo un po' indietro nel tempo, nel senso che era il 2000, quindi parliamo di 20 anni fa, dai tempi in cui viene stata questa intervista con te. E praticamente devi sapere che io facevo l'animatore turistico e fui chiamato dalla società per cui lavoravo per reclutare gli animatori. Ai tempi si utilizzava la stampa, si facevano gli annunci sui vari giornalini, il Fo, il Bo, il Portobello, mi ricordo che c'erano. Raccoglievi, facevi proprio lead generation con i giornalini, le persone trovavano il numero telefonico, ti chiamavano, ogni telefonata era il lead attuale e tu cercavi di portarteli a fare le selezioni. Nel 2000 io dissi, ma scusate, visto che volete me, che sono un po' più giovane rispetto a voi, perché non utilizziamo internet? E loro mi dissero, guarda, va bene, però noi non abbiamo nessuna esperienza, non abbiamo nemmeno Certo. soldi da investire, quindi arrangiati. Io andai a cercarmi tutti i PDF possibili, scaricarmi, ne trovai uno. Mi ricordo di Madri, non so se ti ricordi, Assolutamente sì, io ho Madri, iniziato da quello, da che sei Madri, da esperto, Madrigano. esatto, cioè erano dei, ai tempi erano un riferimento e mi scaricai tutto. Mi ricordo che praticamente svuotai un toner di carta da scaricare per stampare, perché poi andavo molto su carta e mi studiai un pochettino quello che erano le tipologie di tecniche che si utilizzavano ai tempi. Cioè, in quel momento tu ti sei dato la zappa sui piedi, però. Totalmente, perché cosa Facciamo sta successe? cosa, va bene. Sì, perché devi sapere che lanciai le prime campagne venivano tu praticamente traffico lo generavi iscrivendo il tuo link del sito nelle directory. Non esisteva nemmeno Google AdWords, ti parlo Certo. veramente dei primi anni 2000. Quando ci fu Google AdWords, per me fu un'illuminazione perché a quel punto compravo le parole che io volevo. E mi ricordo che l'azienda passò da 60 animatori a 400 in 3 anni. Adesso per darti, insomma, velocizzare un pochettino il tempo. Quindi l'azienda crebbe in maniera vorticosa perché eravamo i primi che trovavano gli animatori online, una roba pazzesca. Certo. Dal di lì, ovviamente, l'azienda era molto contenta, entrai in società, però mi dissi: ma cavolo, bella sta roba del web, perché non sviluppiamo un po' meglio? E qualche anno dopo nacque quella che è tuttora una delle mie società che ho online, che è Lead Generation Italia, con la quale sperimentavo tutto quello che è il mondo del web, prima su di me. Quindi aprii, mi ricordo che tuttora ho un negozio di mascotte e costumi, e Wow. attiravo clienti come Barilla, come Mapei, come Fanta, come Coca-Cola, però utilizzavo il web proprio come canale di passaggio. Io non ho magazzino, non ho negozio. Raccoglievo le richieste, le portavo a chi fa questo prodotto, ero solo un tramite e generavo, insomma, un fatturato carino, come un negozio in un centro normale, in una qualsiasi attività. È quel che oggi sarebbe il dropshipping o l'FBA di turno. Quello che sarebbe l'attuale dropshipping, però sotto il brand mio, nel senso Certo. che io facevo praticamente lead generation, tuttora lo faccio, si chiama Mascotte e costumi, genero richieste, compro la mascotte e la rivendo, ma sempre a nome generale. Perché una delle cose che ho imparato subito era che il brand, l'investimento che tu fai sul tuo brand aziendale, personale, quello che è di fondamentale importanza. Perché vedi il dropshipping o anche a volte le vendite su Amazon o su qualsiasi altro canale hanno il vantaggio che fai una tipologia di business veloce, Sì. veloce, perché se trovi poi il prodotto carino, interessante,
però non hai il controllo totale. Cioè, fondamentalmente, vedi Amazon, nel momento in cui vede che c'è un prodotto che vende bene, se lo vende per conto suo. Ed è esattamente la dinamica che fanno grandissimi brand come Conad, come Coop, come certo, le grandi marche. Quindi, supermercati proprio in primis fanno sta cosa. Supermercati, no? In primis. Quindi il primo suggerimento che ho capito era: devo fare un business legato però al mio marchio, in modo tale che tutto quello che genero, nel bene o nel male, è comunque della mia azienda. Se va bene, almeno la mia azienda che va in auge. Se va male, perché se in realtà va bene, fai sempre dei clienti, li porti ad Amazon, oppure al cliente che tu decidi di affidarti per il dropshipping. Certo. Quindi, cioè, tornando un attimino un passo indietro, hai fatto lo switch da dipendente, che eri animatore, no? Ero animatore, poi ero socio. Responsabile selezioni, socio, e però nel frattempo andavo avanti di mio sul web. Quindi certo, le mie sperimentazioni, i miei giocatori. Quello, l'animazione l'avevi abbandonata perché non potevi avere il tempo anche per fare quello. Sì, l'animazione ormai l'avevo abbandonata. Certo. Però mi è tornata quando negli ultimi anni ho ripreso un po' nelle interviste come fai tu, perché cioè, anche tu dire di verve ne hai e quindi ti è utile nella grande. E a maggior ragione quando poi organizzi eventi. Io dopo ho fatto da speech, faccio tuttora da speaker ad eventi con 500-1000 persone e ti riprendi indietro quello che è un po' il background di quando parlavi magari a un pubblico. Chiaro. Quindi magari chiaramente la parte diversa. Di animazione ti è servita tantissimo. Tantissimo. Per l'inglese tantissimo. Cioè io leggo solo, adesso li sto utilizzando per alzare il computer, ma leggo tantissimi libri in inglese che sono un passo avanti a quello che poi arriverà in Italia. Quindi cerchi sempre di vedere cosa succede nel mercato, che fondamentalmente dà un po' da driver a tutto quello che è il resto. Sì. Quindi la mia esperienza, Marco, nel web parte dal mondo offline al mondo online, per poi aver sbagliato tantissime volte. Ho fatto tantissimi. Chiaro. Uno di questi l'hai citato tu prima, che era Business Tribe, no? Le interviste con gli esperti. Ero quello che tu fai molto bene ora, io lo facevo. Io lo stavo guardando fino a poco fa il tuo canale, ho fatto scroll su tutti i video fino ad arrivare alle interviste. Una figata, perché fra l'altro io me lo ricordo quando tu facevi interviste, perché ti seguivo già ai tempi. No, ma infatti in tanti me lo dicono. La cosa bella è che ho dovuto, tra virgolette, se vuoi, perché tornando un po' alla mia nazione, è vero, però fare i video sai che è la seconda paura più grande, è diventata la seconda paura più grande al mondo, fare i video. Sai che fino a poco tempo fa c'era il parlare davanti a un pubblico, ora è fare i video. Perché? Perché quando tu fai un video fai quello che vuoi, però fondamentalmente dall'altra parte hai critiche, cioè il leone della tastiera ci sono, no? Certo, e le persone hanno proprio paura di questo giudizio esterno, che poi col tempo impari veramente a fregartene, però all'inizio avevo anche io questo timore. E mi ricordo che Business Tribe mi ha aiutato molto nel fare video abbinate altre persone per così vincere certe paure. Dopo a un certo punto è successo che intervistando le persone mi accorgevo che in realtà su certi esperti ne sapevo più io di loro. Allora mi diceva, ma porca miseria, sempre il discorso del brand. Ma sarà che dovrò dare esperto ad altre persone quando magari ne so di più io? Ma sai che c'è? Inizio a fare io i miei video. E dal di lì è partito un mondo su YouTube, su altri canali, che ha portato a passare poi da professionista del web a imprenditore, perché ora invece certo, tuttora è un salto importante, che adesso faccio l'imprenditore. Cioè io adesso, Marco, faccio, ne conto circa 15-20 video, un giorno unico, sì. Faccio 20 video, lo dedico proprio ai video, e poi questi passano in procedura a tutto il team, perché ormai c'è un team di 20-25 persone all'interno di Funnel Company, e fanno tutto loro a livello di comunicazione, a livello di awareness, a livello di sponsorizzate sui vari canali, a livello di funneling, quindi funnel di conversione, dove ogni trimestre ci sono... Cioè, insomma, è un'organizzazione completamente diversa, però adesso è aziendalistica, e quindi il mio tempo lo dedico magari a fare cose diverse, a scrivere il libro, a fare interviste, a comunque potenziare il brand, a fare speech, a fare comunque corsi, però perché dietro c'è un'azienda. Quindi è un livello ancora diverso, no? Da certo, quando, assolutamente sì. Quando inizi a roizzare, a avere i tuoi primi guadagni online con qualsiasi canale, a
creare un'azienda che inizia a portarti magari decine di migliaia di euro, fino ad arrivare a creare un'azienda che adesso, insomma, fattura molto bene, fattura 7 cifre, quindi ti puoi anche permettere di investire su persone che poi, tra l'altro, la cosa bella è che sono più bravi di te, perché io ho gente bravissima su Facebook, bravissima magari su LinkedIn, bravissima sui funnel. E ma perché io... si sono specializzati su quello? Sì. Quindi sono verticali. E quindi la crescita viene veramente col tempo, perché la ricetta magica, secondo me, non esiste. Sai che noi che giriamo... Sì, nel web, boh, figurati. Vai, no? Ti farò vedere che sono a Dubai o con la Ferrari, magari noleggiata, o col palazzo, l'appartamento non affittato per quel mese per fare i video. Però in realtà dietro la verità è che e ci sono anche ragazzi che hanno avuto un'esplosione repentina. Io ho avuto anch'io tra studenti che sono passati da 200.000 euro a 10 milioni in un anno e mezzo. Che botta. Quindi, però botte incredibili. Però la verità è che sono uno su 100 e non puoi far vedere solo l'uno, devi far vedere anche gli altri 99. Grande. Secondo me devi far capire che puoi raggiungere tanti successi, come in tutti i business, come nello sport, come già nella vita, se ti fai il mazzo, se sei costante, se sei focalizzato e così via. Quindi Michele, tu il momento in cui, torno di nuovo a quando facevi le interviste, quindi facevi le interviste e ad un certo punto è cambiato qualche cosa. Quindi sì. Tu hai detto, io ho visto che comunque ne sapevo per alcuni argomenti magari di più delle persone che intervistavo, ho iniziato a fare un qualcosa di diverso. Quindi hai iniziato cosa? A condividere quello che sapevi? Allora, fondamentalmente quello che è successo è che io ricordo che primo fino a 40-50 video non mi cagava nessuno. Ma proprio non so il tuo caso, ma... E poi nei tempi era anche più facile, perché 2005 anni fa era già un marketing diverso e un volume di traffico, certo, una competitività diversa. Dal 40esimo ho iniziato a vedere che le persone mi riconoscevano come quello che intervistava le altre persone, ok? Dopodiché però ho detto, sai che c'è? Inizio a fare le cose mie, cioè ho bisogno di realizzare, ho bisogno di guadagnare, ho bisogno di fare entrate. Mi diverto, parlo con persone, trovo argomenti interessanti di tutti i generi, però ho bisogno di fare un po' di grana, perché sennò qua rischio di perdere la passione, no? Certo, chiaro. Dedicare il mio tempo. Il mio obiettivo comunque era creare rendite alternative. È scattato quello, è scattato il fatto che finché brandizzavo altri, davo degli assist per altri. Quindi... È vera questa cosa? No, in questo momento tu sei gentile che abbiamo accordato di fare l'intervista, ma pone me come esperto. Assolutamente sì. In realtà tu sei molto bravo. Tu, per esempio, accennavi prima offline che sei molto bravo nella SEO, e quindi se a un certo punto il consiglio che ti voglio dare è: vuoi spingere su questo, abbina queste interviste, ma fai dei contenuti tuoi dove le persone, dove sei tu l'esperto, certo, dove ti chiameranno te come persona intervistata. Perché a quel punto, che nella percezione del web, in mezzo a questo rumore, in mezzo a questa valanga di doppi schermi di video, perché poi con gli ultimi mesi, con quello che è successo col Covid, è veramente esplosa. Sì, sì, sì. La procedura di doppia intervista. Zoom è andata in sofferenza quando c'è... durante la pandemia. Sei tu che devi essere posto come l'esperto, le persone devono volere te e pagare te per volere i tuoi servizi. Adesso SEO, ma potrebbero essere di mille altri fattori. Certo, chiaro, chiaro. Quello che scattò nella mia testa fu quello che ho detto, basta, devo iniziare a fare i contenuti. I primi contenuti, mi ricordo, erano veramente spartani, fatti col telefonino, maglietta, in spiaggia. Cioè, volevo anche una comunicazione ai tempi, mi ricordo. Semplice. Sì, diversa da quella che c'era, molto aziendalistica. Che fu anche quello, vedi, un aspetto positivo o negativo. Cioè, sicuramente... ciao, amore. Ciao. Ho bisogno di stare qua. Sì, adesso, amore, arrivo. Andate voi, di là. Chiudimi la porta. Queste sono, vedi, le cose che ti dicevo prima. È da me è uguale, guarda, è uguale. Io questa volta ho chiuso, perché poi mi bussano. Bom, 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 papi! Poi adesso in queste giornate in cui i bambini sono a casa, devi un po' mediare. Fatto sta che questa è un po' la situazione. E i primi video, mi ricordo, erano veramente spartani e avvicinavo giustamente a una certa tipologia di persone, perché anche come tu fai il video
attiri un certo pubblico. Certo. Poi pian piano col tempo ho modificato, ho cercato di avvicinarmi a un target diverso, ma proprio perché l'azienda voleva comunicare in un modo diverso. Quindi piano piano, cioè modifiche, questa è anche la cosa bella del web, no? Che velocemente puoi ottenere quei dati che ti permettono di capire cosa funziona, cosa no, e da lì tirare la quadra per arrivare a cercare di arrivare ai tuoi obiettivi. Quindi in realtà quando hai fatto lo switch non avevi un modello di business in testa, però sapevi che dovevi fare quello. Bravo, bravissimo. Okay. Sapevo che dovevo fare contenuti, perché comunque tutto parte dal contenuto. Avevo idee, però non avevo... Direi che un altro step importante, Marco, è stato quando ho conosciuto Alessandro. Lui era il tecnico, Alessandro Bentivoglio. Sì, sì, sì. Lui era il nerd della situazione, io ero il comunicatore della situazione, abbiamo abbinato i due elementi. E avevamo scoperto questo mondo del funnel, che se ti ricordi, noi non è che ci siamo inventati nulla, perché il funnel se ne parla, almeno io me lo ricordo dal 2007 con Italo Cillo, non so se ti certo, ricordi. Cerchia ristretta. Ricerca ristretta. Però era un termine utilizzato per chi era nel settore, per, non dico i nerd, però per chi era nel settore marketing, sapeva che cos'era un funnel. L'imprenditore italiano non aveva idea della parola funnel. Sì, in realtà il funnel è sempre esistito, no? Solo che è stato identificato in quel momento. È stato identificato, più che altro è stato comunicato in una maniera più semplice possibile per l'imprenditore. Sì. Per dire, sei un parrucchiere, hai bisogno di un funnel. Sei un dentista, hai bisogno di un funnel. Certo. Sei un imprenditore, hai bisogno di un funnel. Quindi, ma pensa che tuttora ci sono tanti imprenditori che non hanno idea. Non ti nego che ho parlato recentemente con un amministratore di una notissima azienda della telefonia, quindi ti parlo veramente di colossi. Sì. E quando abbiamo parlato di lead generation e di funnel, scusi Campieri, cos'è questa roba qua? Per noi magari che mastichiamo la materia sono robe scontate, ma in realtà il mercato non lo sa, non lo conosce. E quindi secondo me uno dei nostri obiettivi, perlomeno uno dei nostri obiettivi nello specifico, è proprio di aumentare la consapevolezza nel mercato di questi temi e fare evitare sprechi di soldi di altro genere. Quindi poi questo quello che un po' è successo. Certo, ma poi tu arrivato a un certo punto funnel, lead generation eccetera, tu hai iniziato a seguire un mondo che è gigantesco, no? Il mondo di Russell Brunson eccetera. Bravo. Quindi là tu hai fatto il salto di qualità, forse, lo sto chiedendo, sto ipotizzando così, perché hai visto quello che faceva una persona che in quel momento era più avanti di te, ma è quello che volevi fare tu. Bravissimo, bravissimo, direi che hai centrato. Il salto vero, lo volevo prima tenere col discorso di Alessandro, era che spulciando a destra manca sul mercato americano, incontro sta faccia da bravo ragazzo, che è appunto Russell, e mi ricordo che mi era rimasta impressa che lui guadagnava mentre dormiva. Io dicevo, figata, volevo capire come si fa. Quindi iniziai a guardare i suoi webinar. Lui, tra l'altro, Russell, non so se lo segui anche tu, ha una velocità di parlata che è impressionante. Sì. Cioè, è probabilmente una delle poche persone che devo mettere in YouTube a meno zero. È difficile seguirlo. Perché va a una velocità pazzesca. E mi rendo conto che lui aveva proprio unito i puntini nella mia testa di quello che volevo dire io. Quindi dici, cavolo, è bello questo è quello che voglio portare in Italia. Quindi ho molto modellato Russell Brunson. Russell Brunson è anche Todd Brown, se lo conosci, sì. Marketer, che a me piace molto perché è molto schietto, molto diretto. Loro due erano quelli che più di tutti ho modellato a livello americano per portarli in Italia. E la cosa funzionava, e quindi da lì poi ci siamo evoluti. Ora ci siamo un po' distaccati da Russell, però sì, la domanda è, Russell ha ispirato? Assolutamente sì, poi ho avuto modo di conoscerlo, di frequentarlo. Tra l'altro tu hai raggiunto obiettivi anche utilizzando le sue tecniche, eccetera. Sì, sì, sì. Sei stato premiato anche da lui. Io mi sono stato molto influenzato da lui, tra l'altro noi eravamo la prima società a essere certificata ClickFunnels nel 2017, mi sembra. Abbiamo vinto un premio tra tutti i consulenti al mondo, sempre premiati da lui come best funnel strategy. Abbiamo una strategia che è stata venduta a una società di media americana
per vendere corsi a New York. Pensa che figata assurda. Sì, no, dopo lì, veramente lì giochi veramente in Serie A, perché sei veramente sul top mondiale. E se confronto con tutti quelli che tu vedi, che studi, eravamo nella stessa stanza. Ma Michele, ma ritrovarsi là, in quel momento, e pensare, cazzo, stavo facendo l'animatore e guarda dove sono arrivato. Cioè, che sensazioni provavi in quel momento? Bellissime. Io a un certo punto ho fatto una foto, Marco, rubata, un selfie rubato. Dietro di me c'era Peng Jun, che non so se lo conosci, è uno dei top in Asia, è uno dei top in assoluto per quanto riguarda anche lui il marketing. Peng Jun, valla a vedere, fa webinar con migliaia di persone. C'era Russell Branson, c'era Steven, che adesso è il braccio destro di Russell, era il mio compagno di banco, e adesso anche lui è... Cioè, c'era tutti questi personaggi, e mi dicevo, cazzo Ale, ma ti rendi conto che siamo nella stessa stanza per essere premiati? Perché poi abbiamo vinto 4 volte il premio, sai, del Tucom Acca, adesso ce l'ho in ufficio, sì. È il disco d'oro, io lo chiamo il disco d'oro, tipo Sanremo. però eravamo... Da quell'idea. Sì, no, eravamo lì con queste persone, dicevo, cazzarola, cioè siamo lì. Infatti una cosa che dice sempre Ale, se noi parlassimo inglese, potremmo comunicare veramente al mondo, perché poi certo. Cerchi sempre di raggiungere l'eccellenza a tutti i punti di vista. E no, una figata, Marco, perché poi ci arrivi veramente lavorando a testa bassa, alzi la testa e dici, ah, però cazzo, dove sono arrivato? Sì. Però testa bassa e pedalare, eh? E il fatto di avere un socio poi, che è Alessandro, di condividere con un'altra persona quello che è il tuo percorso, è stato difficile come cosa o è stata naturale? Cioè tu hai trovato una persona, sei entrata in amicizia con lui, in empatia, e ci hai detto, sai che c'è, facciamolo. Oppure c'è stato un momento in cui non so che fare, non so se è la persona giusta, non so se magari mi tradirà o cose del genere. Allora, inizialmente ero convinto che fosse la persona giusta, perché Ale è prima di tutto un bravissimo ragazzo. Secondo me quando devi scegliere un tuo partner di business devi avere fiducia reciproca, esattamente come in una coppia. Vedo che sei sposato. Sì, sì. Tu hai fiducia nel tuo marito. Sì. Tutto il resto salta, quindi fiducia deve essere veramente la base. E la seconda cosa è che noi siamo partiti, io mi ricordo molto bene che siamo partiti, abbiamo fatto, dopo mi sembra un anno, avevamo fatto 100.000 euro di fatturato, ma avevamo speso 100.000 euro di spese, quindi avevamo lavorato praticamente guadagnando zero. E mi ricordo che feci una camminata in spiaggia, io abito a Rimini, quindi andai in spiaggia un po' così, un po' attonito, dici, boh, ma ne vale la pena fare tutto sto mazzo? Eppure quello hai raggiunto un traguardo gigantesco, è quello che viene chiamato break-even point, no? Dipende, sai, io il fatturato è un dato relativo, quello che ti interessa è il profitto, è il vero ricavo, quello è il dato che devi ragionare. Tu devi ragionare, ok, quest'anno di profitto, quanto voglio mettermi in tasca? Perché in Italia c'è molto il concetto del fatturato, ma conosco, poi con l'esperienza, veramente ho conosciuto migliaia di imprenditori che hanno fatturato da milioni di euro, con però ricavi dell'1-2%. E quindi infatti, vedi, ora con le crisi che ci sono, ti si abbassa leggermente le vendite, hai dei problemi piuttosto importanti. Il ricavo ti dà quel cuscinetto che ti permette di ragionare, ma ti permette di ragionare non solo sulle entrate, ma anche sui costi, da tanti punti di vista. Comunque, tornando alla tua domanda, la fortuna fu di aver trovato una persona affidabile con la quale si combina perfettamente con me, perché lui è più ha un ragionamento diverso, con la quale alle volte, quando nei momenti di fragilità che succedono, era lui a dire no, continuiamo. Michele, ma che figata questo. Alle volte sono io a tirarlo su, certo, il tuo delirio, quindi secondo me è esattamente come una coppia nel business, come una coppia nella vita, come la moglie nella vita. Dovete essere di un puzzle. Deve essere veramente di completamento. Tuttora noi ci facciamo tutti i giorni, anche se l'azienda è a San Marino, lui è a San Marino, è lui l'amministratore, perché lui vive a San Marino. Ci siamo trasferiti perché lui voleva trasferirsi a San Marino, perché si è sposato con una sammarinese. Quindi io ho detto, guarda Ale, l'azienda operativa è più segue più te, quindi è giusto che andiamo dove abiti più tu. E quindi è stato sicuramente una grande fortuna. E poi come quando una coppia, no, che hai figli, non so se tu hai dei figli. Sì, due bimbe. Due bimbe.
sai benissimo, perché anch'io ne ho due, hai visto quello che è successo, che i genitori devono essere perfettamente in linea nel dare l'educazione ai figli. Nel business è identico. Quando hai dei dipendenti o dei collaboratori, devi essere estremamente coordinato. Non puoi, non poteva succedere che io dico una cosa e Ale dice un'altra. Il dipendente, poi o il collaboratore, rimane spaesato, oppure va dalla mamma o dal papà quando gli fa comodo. In realtà noi siamo perfettamente uniti, abbiamo poi creato procedure, abbiamo lavorato tantissimo sull'organizzazione, proprio per fare in modo che i ragazzi sanno esattamente cosa devono fare, come devono farlo e quali obiettivi hanno. E hanno, certo, un'autonomia notevole. A noi non esiste il discorso del entri alle 9, vai via alle 6. Non ce ne può fregare una mazza. Sì, tu, certo, hai degli obiettivi che sono mensili, trimestrali e vengono continuamente controllati settimanalmente. Ma avete questo seguito un framework per questo? Assolutamente, assolutamente. Dopo ognuno mette il proprio talento, le proprie competenze. Da noi è un ambiente, ti dico, io vedo che i ragazzi stanno bene, sono premiati. Raggiungiamo gli obiettivi? Bene, ragazzi, ecco il premio a tutti. Non raggiungiamo gli obiettivi. Cosa può fare l'azienda per aiutarti a raggiungerli? Poi è normale, se uno non li raggiunge perché è un somaro, lui, perché non lavora o perché... Cioè, non c'ha voglia. Non sta in azienda, viene eliminato. Quindi, sì, sì, chiaro. Questa è un po' l'evoluzione, no? Ma voi in questo caso siete liquidi, nel senso avete una sede e le persone vanno lì a lavorare oppure siete dislocati in Italia? È misto. Abbiamo le persone che lavorano dall'ufficio. Abbiamo un ufficio molto grande e tutta la parte formativa, operativa, decisionale viene tutto deciso lì. In realtà noi ci ritroviamo in Ale e lì, nella calma e tranquillità, prendiamo tutte le decisioni operative del caso. Abbiamo dei dipendenti che lavorano lì, i corsi e tutti gli eventi, anche digitali, vengono fatti da lì, quindi a livello operativo... Certo, perché registrare video comunque devi avere la location, devi avere l'attrezzatura... Sì, abbiamo proprio una stanza dedicata, non so se hai seguito uno dei nostri webinar, poi se certo, vuoi... Certo, assolutamente sì. Ti sarei mio ospite, molto volentieri. Abbiamo un impianto con 5 telecamere, luci, schermo, insomma abbiamo tutta una serie di elementi che facilitano allo speaker la spiegazione dello speech, ma dall'altra parte fanno vivere all'utente un'esperienza che deve essere superiore a quella classica da webinar jam, per intenderci, o da GoToMeeting, che la fanno mediamente tutti, ma è giusto partire dal di lì. Ma anche perché questo livello, ora mi stai dando l'assist a questo livello già è fattibile anche su un canale YouTube, quindi praticamente con niente, con un telefonino tu puoi fare questo, telefonino e Zoom, puoi raggiungere quel livello. Quindi per fare la differenza, come dici tu, qualche cosa si ci deve mettere dentro. Assolutamente. Poi adesso con tutto quello che è successo, le persone sono più orientate a utilizzare il digitale anche per incontri che fino a 6 mesi fa erano impensabili. Cioè, io ho sentito una banca, Marco voleva vederti dal vivo per fare la consulenza, siamo accordati per farla in modo digitale. Ed è diventato normale, cosa che prima di febbraio 2020, no, volevano venire in ufficio, volevano parlarti, dovete venire voi in sede o a Milano o a Roma. Ora in realtà parliamo con aziende, con SPA, anche in Spagna, e loro gli va benissimo lavorare in digitale. Quindi questa è stata una figata, questa è stata una delle cose positive nel negativo che abbiamo vissuto. Assolutamente sì. Quindi adesso i tuoi progetti quali saranno? Beh, allora... La conquista del mondo. Ma guarda, noi lavoriamo a livello... Abbiamo due macro progetti fondamentalmente. Uno è legato al mondo della consulenza della formazione e uno è legato invece al mondo dei software. Noi ci siamo accorti che nel mondo della conversione, marketing barra vendite, perché poi quando vuoi veramente fare il salto di qualità come imprenditore, devi mettere anche un dipartimento commerciale. Nel certo. senso che anche rispetto a 5-10 anni fa, vendevi molto bene con i webinar digitale, vendevi molto bene con col funneling direttamente da marketing. Ok. Ora, secondo me, con questo aumento di rumore notevole che c'è nel web, e questo aumento di offerta, devi mettere e integrare il marketing a livello commerciale anche con delle persone fisiche. Poi dipende cosa vendi, se devi vendere un webinar da 10 euro no, ma se devi vendere un prodotto che va da 500 euro in su, le persone vogliono parlare con qualcuno, quindi devi congregare parte commerciale con parte di marketing. Quindi dici integrare il customer care. Customer care è un dipartimento ancora esterno, nel senso che secondo me ogni azienda dovrebbe avere
la parte amministrativa che decide, il cervello che decide budget, tempi, obiettivi e così via. La parte di marketing, che secondo me rimane una delle aree più deboli nelle aziende italiane, proprio il marketing vero. La parte di lead generation legata al marketing, la parte di vendite, quindi questi lead arrivano dai commerciali che vendono, la parte di prodotto e servizio, quindi finalmente vendo il prodotto e prendo il servizio, la parte di customer care, perché ora il vero protagonista, e Amazon ce lo insegna, è il prodotto, è il servizio che fai. Non puoi più andare in un ristorante e non mangiare bene, perché se non mangi bene vieni massacrato. Non puoi più andare in una vacanza e non stare bene. Certo. Non puoi più comprare un corso e non è di qualità. Non puoi più fare una consulenza e non uscire con veramente del valore. Perché sennò ora vieni massacrato dal mercato. E giustamente, mi viene da dire. Certo. Quindi il prodotto o il servizio è veramente al centro. E lo monitori col customer care. Quindi il customer care deve monitorare due cose: la qualità del cliente, della soddisfazione, e la customer experience, cioè ragionare dall'esterno verso l'interno, ragionare come ragiona una persona quando ha il primo touch point dalla prima ads che vede nei nostri confronti. Cosa succede dopo? Sai che mediamente si stima, Google stima che una persona deve avere 11 touch point per arrivare all'acquisto. Quindi si sono allungati i periodi d'acquisto, si sono dilatati proprio per questo rumore. Per touch point tu intendi il punto di contatto che ha l'utente con il brand, eccetera, eccetera, oppure oltre a questo pure i trigger mentali che devono scattare per far sì che comunque l'utente rimanga? È una conseguenza. Okay. I trigger sono una conseguenza dei touch point. Okay. Ovvero ogni touch point deve utilizzare dei trigger point per fare in modo che le persone possano cliccare su quel pulsante, ma cliccare su quel pulsante può essere anche entrare dentro un funnel o semplicemente cliccare su una ads. Non è scontato che tu fai questo gran rumore e le persone danno la tua attenzione. Ci sono proprio delle fasi. Noi, per esempio, noi ne abbiamo identificate 8 in un nostro customer journey, che vengono divise in consapevolezza, coinvolgimento e conversione. La prima è rendere le persone consapevoli. La certo. seconda coinvolgerle e la terza è a quel punto convertirle. Poi c'è la seconda fase che è proprio quella di funnel impuro, cioè le porto dentro i miei funnel e faccio in modo di dargli valore. Quindi c'è l'acquisto, c'è la soddisfazione e poi le fai entrare dentro la tua scala del valore dove vuoi portare le persone da un livello A, un livello B, un livello C e così via. E poi da di lì c'è la parte successiva che non viene considerata, la parte di referral, la parte di promozione, di sostenitore. Perché ci sono tutte le persone che sono soddisfatte di quello che tu fai, che possono essere i tuoi cartelli ambulanti e valgono tantissimo rispetto magari a tante ad sponsorizzate che magari vengono buttate sul traffico a freddo. Quindi questa visione di insieme dall'esterno verso l'interno, secondo me, è un compito del customer care. Però le tre aree di un'azienda sono veramente marketing, vendite e customer care legate al prodotto. Sì. Quando veramente un'azienda impara questo, fa veramente un passo avanti rispetto alla concorrenza. È una figata. Cioè, io ricordo te quando eri il mio posto che facevi le interviste, adesso io ti intervisto e noto una persona non matura, ma molto di più, che ha tutto lo schema in testa. Cioè, quando tu parli, capisco che tu stai leggendo nella tua testa tutto lo schema. Cioè, è fantastica questa cosa. È micidiale. Perché prima devi sapere la fatica che ci vuole nel creare una campagna Facebook Ads efficace. Perché è facile per l'imprenditore che non sa una mazza dire vabbè, sta facendo una campagna, lo sta generando. Ma è difficile. Prima devi sapere fare i video, è difficile. Certo. Prima devi sapere fare proprio la base. Quindi un po' come quando io sono partito da animatore, quindi torniamo indietro nel tempo. Io sono partito da animatore, mi dicevano cosa devi fare, facevo sport, devo organizzare le partite di calcetto in Sicilia. Quindi a Terrasini. Wow. Ah, è dietro casa mia praticamente. Sì, sì, infatti per questo che te l'ho detto, proprio perché sentivo l'accento sì. siciliano. Esperienza incredibile, bellissimo. Però ero diventato un drago, cioè la gente mi seguiva perché ero simpatico. Poi da lì mi ha messo capo sport, quindi vuol dire che avevo due ragazzi che dovevano fare quello che dicevo io. Poi sono passato a capo animatore, poi capo villaggio. Poi la società mi ha detto, guarda, vieni a lavorare con noi direttamente. Quindi, sapendo quali erano proprio le basi, sai valorizzare meglio le difficoltà che ci sono e le sai capire.
Per questo che ora, quando mi confronto... Certo, è chiaro, certo. Per questo che dico, l'imprenditore non puoi delegare il marketing. Delegare totalmente il marketing è un suicidio, perché lasci in mano il pullman della tua azienda, l'ero di comunicazione, a una società che non conosce la tua storicità. Devi prenderlo in mano tu, delegando tutto quello che è delegabile, perché sei l'imprenditore. Se sei un piccolo imprenditore, te considera che l'Italia è formata dal 96% da piccole e medie imprese. Sì. La maggior parte di queste non arriva a fatturare nemmeno 1 milione di euro. Quindi vuol dire che sono aziende fatte da o una persona o due persone, la maggior parte di esse sotto le 10 persone, il 96%. Quindi quando si fanno i corsi generici, che si fanno gli esempi americani, sì, sono esempi che vanno molto bene là, ma qua non c'entrano una mazza. Certo. Perché qui magari non puoi creare la strategia di Geox o della Coca-Cola o di Amazon, che tu sei da solo. Sì, è bello sognare, ma devi partire coi piedi per terra, partendo da quello che hai da solo. Cosa posso fare? Cosa devo fare col mio poco tempo e le mie poche risorse a disposizione? Poi siamo in due. Come ci possiamo dividere il lavoro? Poi siamo in quattro. Come ci possiamo dividere il lavoro? Quindi quando fai così, scali veramente. Ma lo fai in modo concreto, ma da 6 mesi in 6 mesi. Se invece ragioni con ragionamenti più ampi, rischi veramente di vedere i tuoi progetti fallire, perdi motivazione, perdi soldi, perdi di tanti. Poi quello che succede sempre praticamente, fantasticare, avere le idee, dire mi potremmo fare questo, quest'altro, eccetera. Eppure nella fattezza, si dice nella fattezza delle cose, nella fattibilità delle cose, non è nella concretezza. No, no, è vero. Cioè, devi sempre saper misurare. Cioè, non è facile, ma è questo che devi sapere, che non è facile. Cioè, come dire, voglio scalare la montagna. Se voglio scalare la montagna, voglio scalare l'Everest. Cioè, non è che ci puoi andare domani in ciabatte, maglietta. Devi allenarti, devi prepararti. Poi vai base 1, poi base 2, poi base 3, poi base 5, fino a arrivare lassù in cima. Quindi è veramente una qualcosa di step, cosa che purtroppo tuttora nel web ancora viene comunicata in modo un po' facilona, e questo crea ostacolo per chi invece cerca di lavorare in modo serio, perché poi dopo le persone sono diffidenti. Certo. C'è una cosa più preziosa, che è la fiducia. Quindi... Michele, il consiglio che tu puoi dare alle persone per seguire quello che stai dicendo è qual è? Allora, come si fa? Quella è la ricetta, ma come si fa realmente a seguire questa cosa e non farsi prendere dal adesso scrivo il libro, faccio il corso, faccio il sito, faccio questo, faccio quello, e poi ti ritrovi tutto in testa, dici no, non lo riuscirò mai a fare tutto quello che ho in testa. Allora, ti do lo stesso consiglio però per 3 target diversi, perché non può esistere un consiglio che va bene per tutti. E lo do per chi è da solo, ed è la maggior parte delle persone, cioè io lavoro da solo, quindi ho bisogno di determinati consigli. Io sono in una piccola società di 2-3 persone, sono già diversi. Io sono un imprenditore, lavoro per un'azienda, è già diverso da chi lavora da solo. Fantastico. Se sei da solo, il consiglio che mi viene da darti è di fare meno ma meglio. Meno ma meglio vuol dire avere le idee molto chiare. Hai visto la lucidità con cui ti ho detto come facciamo noi? Assolutamente sì. Estremamente chiaro quello che fai. Deve essere stampato nella tua testa. E se hai confusione, il rischio di spreco di risorse e di tempo è molto alto. E chi è da solo non ha né risorse né tempo. Quindi avere le idee molto chiare, segui dei modelli semplici e precisi. Cosa intendo? Intendo che magari decidi di vendere una determinata servizio, un determinato prodotto, crea la tua scala del valore. Scala del valore è proprio lo schemino semplice che fai penne e foglio su un foglio di carta quando sei in pizzeria con un tuo amico. Quindi il tuo business plan deve essere proprio fatto in 5 minuti, e su questo cerca di partire, e con i dati che raccogli migliori. Quindi vuol dire che non partire a cannone, parti con 100 euro. Ok, cosa mi porta 100 euro a livello di dati, di misura? Come risponde il mercato? Quindi parto piano e poi man mano che ho cash flow vado a crescere. Per chi è una piccola azienda formata da 2-3 persone, quello che gli consiglio è di ragionare invece già da azienda. Quindi dividere i 2 soci, i 3 soci, veramente come se fosse un'azienda. E quindi curare le aree che ti dicevo prima,
Quindi amministrazione lo decidete insieme. Marketing, uno dei due si deve entrare in questa materia e deve essere lui responsabile. L'altro magari è il commerciale. Bene, il prodotto lo fate insieme. Bene, verificate il customer care. Questi soldi rientrano nell'amministrazione. E quindi ragionare da azienda nel piccolino, dividendo i ruoli, avendone probabilmente più di uno, ma veramente ragionando da piccola azienda, in modo sistematico. Per l'imprenditore quello che suggerisco è, in questo momento qui, di spingere sull'acceleratore, sul marketing. Sì. Nel senso che noto che le aziende hanno come due braccia, no? Il braccio del prodotto o del servizio molto forte, il braccio del marketing molto debole. E quindi hanno uno scompenso che non permette a loro una crescita che potenzialmente ora con il web è veramente alla loro portata. Quindi suggerisco agli imprenditori di avere una visione d'insieme di marketing importante, investire sulle persone, quindi mettere una persona al marketing, almeno una al commerciale, una al customer care, e di questi tempi e con quelli che arriveranno purtroppo di persone che hanno grandi potenzialità ma che non hanno un lavoro ce ne saranno tante, quindi certo, il mercato avrà una grandissima offerta. E l'imprenditore che invece sa cosa deve fare ha l'opportunità di prendere questi ragazzi, pagarli ovviamente, ma pagarli anche a performance, veramente all'americana. Quindi dargli degli obiettivi chiari e se li aggiungono premiarli. Perché è un grande vantaggio questo per l'imprenditore, no? Assolutamente sì, è una grande opportunità. Per questo che dico sempre di poter investire su questo e dal di qui a questo punto scalare. Darsi del tempo, ragionare almeno un anno, non esiste provare a fare marketing. Cioè, o lo fai o non lo fai. E se lo fai, devi darti tempo almeno un anno per poter veramente avere i numeri del mercato, modificare, fare tutte le correzioni del caso. Ma da qui a un anno ti ritrovi in un momento nel quale dici porca miseria, che fortuna che ho fatto quel giorno, sì, a veramente credere. Questa è un'altra cosa, perché il momento in cui inizi a fare, metti in pratica quello che hai in testa, non è che il giorno dopo già vedi gli effetti di questa cosa. Assolutamente, è un po' come vorrei correre la maratona di New York da zero. Cioè, devi allenarti, devi fare un tuo programma, certo, devi prepararti, devi superare i piccoli infortuni che avrai nel percorso. So che sono banalità, Marco, io me ne rendo conto. No, non sono banalità, perché sono le cose che vivono tutte le persone che vogliono creare business, a qualsiasi livello, no? Dal freelance, grande imprenditore, comunque vivi questo. Vivi questo, e l'ultimo suggerimento, e questo vale per tutti e tre invece, è quello di godersi il viaggio. Nel senso che è giusto guardare a obiettivi di fatturato, di profitto, di numeri, di clienti, di business, ognuno ha quello che vuole, ma godersi il viaggio. A me, Marco, guarda, da quando ho iniziato quel progetto con Business Drive ad arrivare adesso, se ripenso alle cose belle che sono successe, certo, io non mi ricordo i bilanci degli anni passati. Io mi ricordo le emozioni che ho vissuto quando mi hanno premiato davanti a tutti i consulenti del mondo, lì, la fotografia che ho fatto, il fatto che c'era magari un guru che fino all'altro giorno guardavo io, viene da me e mi fa, anche tu sei nel tuo coma, ma cosa ne pensi di questo? Il parlare con Russell Branson, il parlare davanti a centinaia di persone, gli abbracci di persone che ti ringraziano, dico Michele, guarda, tu mi hai ispirato, sono queste cazzo le cose belle, sono queste le cose belle. E per questo bisogna godersi il viaggio, e non solo gli obiettivi, avere obiettivi, ma godersi il viaggio, sono momenti critici, momenti belli, momenti brutti, però la vita è fatta di queste cose qua. Certo. Questo insomma, in soldoni, i suggerimenti che mi sentivo di darti. Fantastico, io ti ringrazio veramente per tutto quello che hai ceduto durante questa intervista. Michele, se le persone volessero entrare in contatto con te, come possono fare? Ma io suggerisco di andare su funnelcompany.com e lì entrano praticamente direttamente nell'azienda. Noi siamo la società europea che condivide più contatti gratuiti in assoluto a livello di awareness, proprio perché crediamo molto nella condivisione di contenuti. Chiunque volesse andare può andare anche sulla mia pagina, micheletampieri.com. Sono tantissimi contenuti gratuiti che possono avere per partire da zero, senza dover spendere soldi, sono veramente tantissimi contenuti. E poi da lì, chi vuole eventualmente contattarmi, noi facciamo anche consulenza gratuita, proprio perché il primo aspetto per gli imprenditori e i professionisti è capire, ma questo nel mio mondo, come si lega? Perché sai che certo,
ognuno ha bisogno proprio di scaricare a terra quelli che sono concetti di teoria legati alla propria realtà. Certo. Grande, grande. Io ti ringrazio veramente tanto per essere passato da queste parti, per averci dato il tuo punto di vista, la tua esperienza. È veramente, veramente grande. Grande e grazie. E spero che ci rivediamo presto, quindi. Quando vuoi, Mark. Tanto te, quando sei in terra di Romagna, ci vediamo, ma ci teniamo sicuramente in contatto, visto che siamo colleghi del mondo digitale. Grande, ti ringrazio, va bene. Ok, allora ci vediamo alla prossima, ok? Alla grande. Grazie Marco, grazie a te. Ciao, grazie. Ciao, ciao.